Barbara! Ciao! Sei in anticipo? Cosa fai qua fuori al freddo? Vuoi far compagnia ai pupazzi di neve? Cara, per favore, apri la casa all'ospite, anzi, agli ospiti. Il padrone di casa sono io, quindi il divano può essere occupato solo da me e vabbè, in questo caso da Nicolai. Nicolai che, appunto, per chi non lo conoscesse, è il nostro cuoco. A quanto pare sta male, quindi passerà il Capodanno con noi. Odio quella puttana. L'hai vista come entra? Entra come se fosse casa sua. Lupo, non mi vai troppo genio, lo sai questo, vero? Sembra una soap opera, lui piace lei, lui è geloso. Cioè, stiamo esagerando, ma vivete un po'. Capitan King, che ero io. L'ho visto. Che cosa? Le cam. Tu hai visto. Sicuramente non stai tanto bene in questo momento. Ecco Bimot, che io feci con te. Esso mangerà l'erba come il bue. La sua forza sta nei suoi fianchi e il suo vigore nel bellico del suo ventre. So che mi chiedo di un ubriacone, ma non sai di cosa sono capace. Qui c'è qualcosa di losco, qualcosa di malvagio. Sei te, tu fai tutto l'innocentino, ma lo sai meglio di me. No, non è questo l'importante, la situazione è che siamo qui, in una casa, e ci odiamo tutti, va bene? Nessuno vuole stare qui, e Nicolai deve spiegarci cosa sta succedendo. E devi sapere, la leggenda dice che qualora, un giorno, 10 persone, 10, come il numero del cavallo, 10, sarebbero state tutte in quella casa dei ricchi, allora il mostro sarebbe riapparso. Hai capito? Io ci credo. E se qualcuno osa muoversi di qua, lo faccio a pezzi, perché i pazzi sono fuori, è più sicuro qua, hai capito? Oh, che cazzo stai facendo con quell'arnese? Mettilo via! Sei tu, Roy, immagino. Sì, sceriffo, sono proprietario. Posso sedermi? Drizza la sua coda come un cedro. I nervi delle sue cosce sono intrecciati. Le sue ossa sono come canne di bronzo, le sue cartilagini come lamine di ferro. È il capolavoro di Dio. Che diavolo è stato? Non dire diavolo! Ma lasciami bere in faccia! Ma perché devi sempre bere tu, eh? Perché non voglio morire solo! Edo, tu non te ne vai, capito? Ok? Non siete né malati né pazzi, siete solo innamorati, gli uni degli altri. Sta sentendo il seme della follia insinuarsi nel suo cuore, il suo cervello, il fegato, gli arti, lo stomaco marcisce. È un demone, è un virus che corrode e mangia, fino a uccidere sarà la nostra fine. L'ospite non può sopportare. Sei dentro di lei? Deve farci qualcosa? Troppo tardi. C'è chi chiede quante volte bussa il diavolo. Per molti sono 3 volte. Ma il diavolo non bussa.